Il cavallo e l'asino. Molto tempo fa, in una vecchia capanna vicino al fiume, viveva un lavandaio con il suo cavallo e il suo asino. Oh, oggi è stata una giornata così lunga. Sono tremendamente stanco. Di cosa sei così stanco? Io sono quello che deve portare tutto il carico. Tu porti solo il capo. Basta, ora! Smettila di piagnucolare e vai a dormire. Buonanotte! Quello che l'asino aveva detto era vero. Ogni mattina il lavandaio portava con sé i vestiti lavati ai villaggi vicini e riportava il bucato da lavare. Ovunque andasse, lui saliva a cavallo e metteva tutto il carico di vestiti sull'asino. Il povero asino aveva davvero una vita dura. Qualcosa da lavare oggi, signore? Oh, meno male che sei arrivato. È venuto mio fratello ieri con sua moglie e i suoi figli e sono pieno di cose da lavare. Nessun problema, signore. Sarà tutto pronto entro domani. Grazie. Qualcosa da lavare oggi, signora? Ah, Harry, i miei nipoti sono venuti per le vacanze. Giocano tutto il giorno e sporcano i loro vestiti così tanto, ti avverto. Avrai un sacco di cose da lavare. Nessun problema, signora. Sarà tutto pronto entro domani. Qualcosa da lavare oggi, signora? Di pulizia ieri e tutte le mie tende hanno bisogno di un lavaggio. Saranno pronte per domani? Nessun problema, signora. Sarà tutto pronto entro domani. E così il lavandaio continuava ad andare di porta in porta a raccogliere il bucato del giorno. Sembrava che tutti avessero ospiti o una festa o un po' di pulizie da fare. Caricò tutto quanto sul povero asino. Oh, oggi ci sono troppi pacchi. Non so come bilanciarli sulla schiena del povero animale. Devo camminare accanto all'asino e tenerlo sotto controllo. Niente deve cadere per terra. Quindi, invece di andare a cavallo, il lavandaio camminò insieme all'asino. Il povero asino doveva lottare per camminare. Il suo carico era così pesante che temeva potesse farlo cadere. Il giorno si fece più caldo e il lavandaio era stanco. Perbacco, è una giornata calda. E tutto questo camminare mi sta rendendo stanco. Ci mancava questa. Abbiamo così tanto lavoro da fare, ma assolutamente dobbiamo riposare per un po'. Ehi, cavallo! Cosa c'è? Per favore, oggi il mio carico è così pesante che sento che la mia schiena si romperà. Oh, per favore, aiutami a portarlo. Oggi nemmeno il capo ti sta cavalcando. Per favore, prendi un po' del mio carico, vuoi? Assolutamente no. Il mio lavoro è quello di portare il capo. Il tuo lavoro è quello di portare il carico. Chiaro e semplice. Mio povero amico, sono così dispiaciuto. Non avrei dovuto mai caricarti così tanto. Perché non ne ho messo un po' sul cavallo? Mi dispiace.
Scusa, ma sono sicuro che capirai che dobbiamo far riposare un po' il buon vecchio asino oggi. Me lo merito, amico. Se non fossi stato così egoista prima, avremmo potuto condividere il carico e io avrei potuto portare solo metà. Ma dato che sono stato così cattivo, mi merito di dover portare tutto da solo. Quindi, vedete, è sempre meglio condividere il carico, cioè aiutare i nostri amici e lavorare insieme. In questo modo nessuno si stancherà troppo e tutto il lavoro sarà fatto in modo veloce, divertente e felice. L'asino pigro. C'era una volta un commerciante che viveva in un piccolo villaggio. Barattava e vendeva diversi articoli al mercato per guadagnare dei soldi. Il commerciante aveva un asino. Aveva l'abitudine di mettere tanti sacchi di merce sulla schiena dell'asino e portarli al mercato per venderli. Sapeva che l'animale era importante per i suoi affari. L'asino era tenuto pulito e in salute. Gli dava sempre del buon cibo da mangiare. Era giovane e forte. Poteva prendere il carico di molti sacchi sulla schiena e andare al mercato. Ma era anche molto pigro. All'asino non piaceva lavorare. Lui amava soltanto sedersi, mangiare e dormire. Oh no, di nuovo al mercato. Il capo dovrebbe prendersi un giorno di riposo. Io adoro le vacanze. Forse non ha bisogno di riposare, ma io sì. L'asino non capiva che il commerciante non poteva fare una vacanza. Se l'uomo non si fosse recato al mercato, non avrebbe potuto guadagnare nulla. E poi chi avrebbe comprato il cibo all'asino? A seconda dei clienti del mercato, il commerciante vendeva cose diverse ogni giorno. Legumi, cereali, verdure, spezie e persino frutta. Ogni giorno camminava con il suo asino dal villaggio e percorreva una lunga strada per raggiungere il mercato, dovendo attraversare persino un fiume. Il commerciante si prendeva molta cura dell'asino mentre attraversava l'acqua. E un giorno, un suo amico gli confessò che c'era una forte richiesta di sale al mercato. Ah, grazie per il tuo suggerimento, amico mio. Devo iniziare a vendere molti pacchi di sale. Molto presto, il commerciante preparò 12 sacchi di sale per la vendita. Prese 6 sacchi e cominciò a caricarli sull'asino. Poi si rese conto che i sacchi erano molto pesanti e l'asino non riusciva a camminare. No, povero animale! Deve essere molto pesante per te. Metterò un solo sacco sulla tua schiena. Così dovrebbe andare. Non volendo affaticare l'asino, il commerciante gli levò un sacco dalle spalle. Tuttavia, anche dopo questo gesto, l'asino non riprese a camminare. Il commerciante si prendeva cura del suo asino, ma sapeva anche che era un gran pigrone. Perciò tirò fuori il suo bastone e lo colpì. Oh, finalmente, andiamo! Non essere così pigro. Hai riposato abbastanza. Dobbiamo andare al mercato, muoviti! Quel giorno il commerciante riuscì a vendere tutti i sacchi di sale al mercato. Oh, il mio amico aveva ragione. La richiesta di sale sta aumentando ogni giorno. Il commerciante iniziò a vendere sale tutti i giorni. Era solito riempire sacchi e sacchi di sale e caricarli sull'asino. L'asino doveva portare 5 o 6 sacchi per volta al mercato. Sebbene non fosse felice, almeno nella strada di ritorno non aveva più carico pesante. Questo perché il commerciante riusciva a vendere tutti i sacchi di sale e non ne rimaneva neanche uno. Passarono alcuni giorni. Poi un giorno il commerciante caricò 6 sacchi di sale e se ne andò al mercato. Quando raggiunsero il fiume, il commerciante notò che l'acqua era un po' alta. Asino, camminiamo molto lentamente. Sai, non voglio scivolare e cadere dentro il letto di questo grande fiume.
Mentre attraversavano il fiume, verso la metà l'asino scivolò su una grossa pietra e cadde con un tonfo. Oh no! No! Il commerciante riuscì in qualche modo a sollevare l'animale e gli fece attraversare il fiume. L'asino era spaventato e scioccato, ma poi sentì qualcosa. Oh, i sacchi sono ancora sulla mia schiena. E allora, come mai mi sento la schiena così leggera? Oh, questo fiume ha dei grandi poteri magici. Ciò che l'asino non sapeva è che non era la magia del fiume. Quando era caduto, l'acqua aveva sciolto tutto il sale nei sacchi. Questo era il motivo per cui l'asino non si sentiva più carico sulla schiena. Non c'era più sale nei sacchi. No! Tutto il mio sforzo è stato nullo! E adesso che cosa vendo? Grazie a Dio il mio asino non è ferito. Ah, non ha senso andare al mercato oggi, vecchio mio. Devo solo tornarmene a casa. Che bello! Nessun carico sulla schiena e nessun lavoro! Questo è veramente magia! Dopo aver interrotto il suo viaggio breve, l'asino ebbe tutto il giorno per sé. Mangiò e dormì tutto il giorno. Era felice così. Il giorno dopo, il commerciante caricò di nuovo 6 sacchi di sale sulla sua schiena e lo portò al mercato. Oh, ieri è stato così bello! Ancora oggi devo lavorare! Un momento, posso evitare di lavorare! E quindi posso ridurre il peso e tornarmene a casa! Proprio come è successo ieri! L'acqua ha dei grandi poteri magici! Sono sicuro che mi aiuterà ancora! Ignaro delle intenzioni dell'asino, il commerciante iniziò a dirigersi verso il mercato. Quando raggiunsero il fiume, l'asino avanzò di un passo. E prima che il commerciante potesse fermarlo, si sedette nello stesso punto in cui era caduto. Oh, che cosa stai facendo, stupido? Alzati! Ma era troppo tardi. Il sale sulla schiena dell'asino si era di nuovo dissolto nell'acqua. Non c'era più alcun peso. L'asino era felice. Evviva! Nessun onere e nessun lavoro. Com'è successo? Aspetta un attimo. Quest'asino si è seduto di proposito nel fiume. Ah, che animale pigro! Mi prendo cura di lui così tanto e lui è così che mi ripaga. Andiamo a casa. So cosa devo fare adesso. L'asino pensava di aver trovato un modo perfetto per evitare il lavoro. Ma il suo padrone aveva un piano diverso. Il mattino seguente, il padrone caricò 8 sacchi sulla schiena dell'asino, ma l'asino non si lamentò. Oh, 8 sacchi! Ma perché non riesco a sentire il loro peso? Ah, ma che importa? Lascia che il capo metta tanti sacchi sulla mia schiena quanti ne vuole. Comunque io non vado al mercato. Il mercante condusse pian piano l'animale al fiume. Ah, evviva la magia! Mentre attraversava il fiume, l'asino scivolò di nuovo nello stesso punto e si sedette nell'acqua. Tuttavia, quel giorno il commerciante non aiutò il suo asino. Appena l'animale tentò di alzarsi, improvvisamente... Oh no! La mia schiena! Che cosa sta succedendo? Perché la mia schiena è così pesante? Il commerciante era un uomo intelligente. Sapeva che l'asino avrebbe cercato di ingannarlo di nuovo. Quindi questa volta, invece di caricare il sale sulla schiena dell'asino, aveva caricato del cotone. Non appena l'asino si sedette nell'acqua, il cotone assorbì l'acqua e divenne più pesante. Pensavi di potermi prendere in giro? Ora dovrei andare al mercato e tornare a casa con questi 8 sacchi pesanti. Oh no! Questo carico è pesante! La mia povera schiena! L'asino si rese conto che l'acqua non era magica, dopo tutto. Portò gli 8 sacchi pesanti di cotone al mercato e poi a casa. Da quel giorno in poi, l'asino non osò mai più sedersi nell'acqua.